Ben ritornati, viaggiatori intrepidi, e benvenuti nel magico mondo di Train 2. Ben ritornati a una nuova puntata di Train 2. Lodiamo il grande sole, finalmente siamo usciti dalla grotta dei funghi e possiamo dirigerci finalmente verso il castello di Rocciamare. La luce ci brucia! Urca un granchio! Ma che coccolo! No, non è più tanto cocco. Palla con spuntoni! Ok, eccoci! Sì, esattamente così! Pesce! Coccolo, fa anche luce. Ecco, ricordi, salta. Non salta. È colpa mia. Non salta. Sì, in fondo al mar. Con tutto il bene che ti voglio là dentro non ci entri. Hop. Mettiamo un po' prima. Sì, ottimo, sulla... Se moriva Amadeus, mi incazzavo come una iena. Oh, non tu di nuovo. Porca! Eccolo che arriva! Oh, sei ferito? Oh, le... Un altro goblin con le convulsioni. Deve essere ereditaria sta roba, fate attenzione. Vabbè. Siamo dentro una stanza che è stata sventrata. C'è il divanetto, c'è il tavolino, perfettamente. No, non si è mosso niente, ci sono persino i calici sopra, c'è la candela accesa. Il resto della stanza è stato distrutto. E sotto questa stanza... Spuntoni. Ma perché? Chi ha progettato sto castello? Vabbè. Oh, calmo. Mi sembra logico che sotto una stanza di lettura tu metta una stanza con degli spuntoni sparimenti. L'architetto di questo posto è un imbecille. Bene. Non voglio il barile esplosivo vicino al mio ascensore, per favore. Via. E ascensore. Vabbè. Guarda come ho oliato bene. Troppo bene oliato. Sì, ma se riusciamo a salire... Creiamo l'asta di ghiaccio sull'acqua con frecce di fuoco. Basta infilarti su quegli spuntoni. Là. Easy. Ci ripari. Aia, sti spuntoni. Murene. Cattive. Murene, cattivissime. Ma guarda che cattive. Guarda che denti. Posto. Vabbè. Cosa ancora? This is going to require timing. Grazie per averlo notato. Senza colpo ferire. Sono dei mostri. Guarda. Okay, what happened? What che succede? Grazie. Dannazione, piove. Action go. Dreadful weather. Ma dai, no. Maledizione, stupido goblin. Ah sì? No, lance no, fa male le lance. Le lance fanno male. Tu non ti rendi conto di quanto fa male. Se avessi una lancia te lo mostrerei, ma ho solo un martello. Arrivo, non preoccuparti. Dai, si fa la cosa che... Scavalcare un barile che sta per esplodere è un'idea eccellente. Se siete stanchi di vivere. Secondo me queste murene sono cieche. Non è possibile che non riescano a beccarmi. Non sono cieche, hanno anche rifiuti da bradipo. Delle murene bradipo. Delle bradipo murene talpa. Buono.
Via dietro. Oh, una poesia. The birthday celebrations were lavish. Sadly, they were disrupted by Princess Rosabel, who felt she had been slighted by her gifts. Princess Isabel received a golden gown, a diamond tiara, and a pair of silk gloves. Princess Rosabel received a silver gown, a moonstone necklace, and a pair of lace gloves. E ti lamenti, hai ricevuto una collana di pietra di luna. Hai idea di che fatica è fare una collana di pietra di luna? Boh, fa scambio con la collana di quell'altra, che era, non so, di cosa, diamanti? Cosa vuoi che siano i diamanti in fronte a pietra lunare? Ma la collana di pietra di luna non mi piace, volevo quelli in diamanti. Ma che te vegni un coccolo! E voilà, l'ho visto adesso, mamma mia. Did you know that the octopus has three hearts? No, ma adesso sì. Hey, that's just like us. Grazie, Polpo. Thank you, Mr. Octopus. Mr. Octopus. Un dipinto. Look, it's Lady Rosabel. Well, well, she wasn't lying about being queen. Zoya, a noble lady like her wouldn't tell lies. Sì, certo. Acqua fu. Urca il pavimento. Se Rosabel ve lo chiede, la pianta c'era già quando siamo arrivati. Ok? Bene. Ma che... ma... You dare come to my lair? Crush them! Oh mio Dio! Crush them! Sto scherzando! No, 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 no! Useless minions! You shoots! Force the Oh mio Dio! Ha una cosa infuocata! Leave this castle or face my hammer! Yes, you toad! You die! È pazzo, sto uccidendo anche i suoi! Oh, rilassati, rilassati, rilassati! Madonna, 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 madonna! Calmo! Raffreddati un po'! Oh, madonna, ma che cavolo! Sono passato in mezzo! Rilassate, rilassi, 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 grazie per voi. Calmati, hai dei goblin cattivo, rilassati. Perna come arma, stardo. Mi ha fatto male. E mo? Aiuto! Mamma Deus, mamma Deus. Mamma Deus. Ok, fatti sotto. Bene! Si può. Muori. No! No! E se ne va! Mi arrendete? Arrenditi! Treasure at last! I'll keep his crown if you don't mind. Hurrah! We've cleared the halls for Her Majesty! And our own kingdom will soon be safe. Shall we head back to the house? Not so quick. I want to take a look around first. Oh, must we? Oh, mamma mia, terremoto. Occhio, 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 occhio. Ah! Terremoto casuale che apre un passaggio segreto. Che fortuna! Ci sono sempre dei terremoti fatti apposta per aprire passaggi segreti dopo una battaglia epica. Look, this is Isabel. It's got her name on it. Yes, Rosabel's sister. The one who used to own the portal locket. So where is she now? Oh, foglio di carta che appare così al nulla e che noi ci leggiamo. Dear Isabel, happy 18th. Congratulations also for becoming the crown princess and heir to the throne. To celebrate, I have a surprise in the cellars. It's a big secret.
Tell no one. Go through the laundry room. I'll meet you there, Rosabelle. The artifact of souls. It's imbued with great power. I could use it to bring you back and restore the kingdom. Come on, let's follow it. Sì, andiamo. Ah, fisicamente devo andare. Ok, scusa. Andiamo. Oppete. After the battle with the Goblin King, the heroes searched the castle. They found strange clues hinting of another princess. It seemed that Isabel and Rosabelle had been close once, but what had happened to them? Despite Amadeus's reluctance, Zoya led them to the cellars to uncover secrets left in the dark. Questo capitolo della storia finisce qua. Spero vi siate divertiti. Se desiderate non perdervi la prossima puntata di 3 in 2, iscrivetevi al canale. Spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! E ora, fuori dal calderone. Oppete! E giù per il buco senza fondo. Ihi! We'll take a quick look around and then come back to the surface fast, right? Sì! Preso! Fatta! Vinto! Boh, possiamo finire il gioco qua. Ce l'abbiamo fatta. Ma come? Spiega! Ma... Spettrale sto posto! Quanto è spettrale? Dimmi! Tell me! Il trick! E la la! Tell me! Cos'è questo suono? Ah, ma sul serio! Tell me! No, allora non capisco perché tu, per delle segrete che conosci solo tu, dovresti mettere così tante trappole. Non ci entra nessuno! Tell me! Ci entra solo tu! E per riuscire ad arrivare alla stanza principale devi fare capriole a non finire per entrare questa roba. Perché? Tell me! Fammi passare! Guarda qui sei il martello, eh! Fammi passare! Oh. Una strega potrebbe togliere le trappole magicamente! Non me ne frega niente! Deve passare come un corridoio, tranquilla, rilassata! Non è che entri in casa sua e fa: oh mio Dio, mi arrivano robe addosso, devo usare la magia! No! Arrivi a casa e ti rilassi! Porca moglie! Qua che non potrebbe mai succedere? Watch out! Rilassiamoci tutti!